La settimana in consiglio. Istituita la commissione antimafia. Nuova legge sulla panificazione. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio ha commemorato il capo della Procura di Torino, Bruno Caccia, assassinato dall''Ndrangheta nel 1983, ed ha poi approvato all'unanimità l'ordine del giorno per mantenere l'IVA al 4% sulle prestazioni delle cooperative sociali e, a larga maggioranza, la mozione a favore degli Stati Generali della Cultura. L'Assemblea, dopo l'approvazione unanime della delibera presentata dall'Ufficio di Presidenza per istituire una commissione antimafia, ha approvato la legge sulla panificazione. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la costituzione della commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata. Presidente Cattaneo, qual è il significato della decisione assunta dall'Aula di istituire la commissione antimafia? Il Consiglio ha approvato all'unanimità l'istituzione di questa commissione su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Ritengo sia una risposta concreta, una risposta operativa dell'impegno della Regione e del Consiglio regionale per una lotta insieme e in sinergia con le altre istituzioni verso le mafie e verso ogni forma di criminalità. D'altronde il nostro impegno non è nuovo, noi abbiamo un osservatorio dell'usura che sta lavorando molto bene e ha contribuito a contrastare appunto il fenomeno dell'usura e del gioco d'azzardo. Riteniamo che oltre a sostenere le attività di coloro i quali già lo fanno come proprio core, con i contributi, con il gonfalone, con la partecipazione dei consiglieri, fosse giunto il momento di fare squadra e di dimostrare che la politica è sensibile anche in una regione come il Piemonte, dove le mafie purtroppo sono presenti, solamente a differenza di altre parti del paese lo sono forse un po' meno in maniera plastica, ma ci sono. La decisione di istituire la commissione è stata presa nello stesso giorno in cui l'Assemblea regionale ha commemorato la figura del magistrato Bruno Caccia, procuratore capo della Repubblica a Torino, nel 30° anniversario della sua tragica uccisione da parte dell''Ndrangheta, per le sue indagini sulla criminalità organizzata a Torino e a Milano. A maggioranza l'Assemblea ha approvato il testo unificato di due distinte proposte in materia di panificazione. Il provvedimento è il risultato di un approfondito e articolato esame in sede di commissione con l'obiettivo di favorire la promozione e lo sviluppo in senso qualitativo dell'attività di panificazione. La nuova legge, in 10 articoli, risponde all'esigenza di tutela di una professionalità artigianale largamente diffusa nell'ambito dell'eccellenza gastronomica che caratterizza il Piemonte. È una legge importante che va a tutelare quello che è il prodotto del pan, un'eccellenza del Piemonte, un prodotto distribuito tutti i giorni ai piemontesi, capire qual è la sua produzione, da dove arriva il prodotto certificato, dove viene cotto, dove viene prodotto e soprattutto le sue origini naturali. La proposta di legge per le norme in materia di panificazione prova a tutelare quella che appunto è la produzione della panificazione regionale piemontese, cerca di sostenere i panettieri e nello stesso tempo cerca di tutelare il consumatore. Una norma molto positiva e nuova è quella che va incontro anche a tutelare e a promuovere le esigenze legate alle patologie come la celiachia. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno, prima firmataria Rosanna Valle, progettazione, per mantenere l'IVA al 4% sulle prestazioni di servizi sociosanitari ed educativi delle cooperative sociali. A larga maggioranza ha poi approvato la mozione, prima firmataria Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra, che impegna la Giunta a garantire l'accompagnamento e la disponibilità delle diverse competenze nel costruire gli Stati Generali, anche in relazione all'integrazione tra promozione culturale e sviluppo locale. La Commissione Economia, Montagna e Foreste, presieduta da Angiolino Mastrullo, si è riunita in congiunta con la Commissione Ambiente, presidente Massimiliano Motta. A seguito delle consultazioni svolte, le commissioni hanno iniziato l'esame delle norme per l'attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi. A seguire l'assessore all'energia Agostino Ghiglia ha svolto una informativa sulla proroga della trasmissione del bollino verde per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Il futuro dell'ospedale di Giaveno e della sanità in Val Sangone è stato al centro dell'audizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di una rappresentanza dei comuni interessati.
è stato sottolineato, con una certa preoccupazione, come il nosocomio di Giaveno faccia parte delle strutture individuate all'interno del piano sociosanitario 2012-2015 come sottodimensionato per svolgere il ruolo di rete di emergenza. Inoltre ci si è focalizzati sulle difficoltà che potrebbe accusare il pronto soccorso di Rivoli nell'affrontare tutte le emergenze provenienti dalla vallata limitrofa.